Cosa c'è dentro ognuno di noi? Cosa c'è dentro ognuno di voi? Scopriamolo insieme. Scopritelo con me, il vostro Soul Hunter. Ogni episodio una nuova avventura. Oggi entreremo nel corpo e nella mente di Claudio Di Rocco, un mio amico aristocratico che non si sentiva tanto bene e mi ha chiesto una mano. Soul Hunter avrà così la possibilità di entrare in lui ed esplorare con voi la sua anima. Con delle apparecchiature estremamente avanzate ho il perfetto monitoraggio del suo sistema neurale. Un equilibrio tra attrezzature tradizionali e moderne è la chiave per il pieno successo dell'operazione. Nella seconda fase intervengo direttamente sul corpo del nostro amico. Con estrema attenzione devo eliminare le parti dei vestiti che possono intralciare. Cosa c'è all'interno di Claudio? Per avvicinarci al nostro traguardo, dobbiamo temporaneamente separare la testa dal corpo. È lì che possiamo effettivamente individuare l'anima di Claudio. Claudio ci ha reso la vita facile. Non dobbiamo rasargli la testa. Porta un bellissimo parrucchino. L'apertura del cranio necessita di una sensibilità estrema. All'interno si scorge qualcosa. È una pantofola rosa, a forma di orso. A volte un corpo orribile nasconde un'anima candida. Claudio Di Rocco, un'anima candida. Sì, proprio così. Credo sia candida. Ancora una volta Soul Hunter entra profondamente dentro di noi e di voi. Ci vediamo alla prossima avventura. Chi sarà il prossimo fortunato?